Ciao, sono Luca Iraghi, fondatore di lucairaghi.pro. Voglio darti il benvenuto in questo nuovo contenitore di domande e di risposte sul Nunchaku. Se hai delle domande o vorresti avere dei chiarimenti su questo fantastico attrezzo, scrivimi nei commenti oppure utilizza il form presente sul sito e ti risponderò nei prossimi video. Ma prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. In questo video rispondiamo alla domanda: qual è il peso corretto di un nunchaku? In commercio potrete trovare svariati modelli di nunchaku, dalle forme alle dimensioni più differenti, allo stesso modo con i materiali. Esistono nunchaku in gomma morbida, gomma dura, legno, come rattan, ciliegio, noce, oppure con materiali più duri come ad esempio il ferro. Ritengo in prima cosa che la scelta del materiale del nunchaku debba dipendere da un fattore principale più importante, che è il livello della capacità di utilizzo dell'arma stessa. Se non hai mai utilizzato un nunchaku in vita tua, non sai neanche cos'è, come è fatto, ti consiglio non di partire da un nunchaku in ferro,